Sempre. Allora, da che parte stai? Purtroppo Luca è troppo amico tuo. Ah, così? Ma strano, sono amici tuoi? Così siamo due nemici, sì. Oh Luca, Luca, perché sei tu Luca? Rinnega Camilla e se proprio non lo vuoi fare, giurami soltanto che mi ami ed io smetterò di rompere le palle. Il nome di Camilla, cara santa, è odioso a me stesso perché è nemico a te e se lo avessi scritto qui lo straccerei. Chi che io ho detto? Ma ne so mica, beh. L'inizio di una nuova era. Lo senti? Lo sento. Amici di Cartellino Giallo, oggi siamo a Sant'Arcangelo di Romagna, paese famoso per aver dato i natali a Fabio De Luigi, ma anche a Loris Batacchi, il famosissimo capo ufficio pacchi di Fantozzi. Oggi siamo alla festa di San Martino, la fiera dei becchi. Queste corna narra la leggenda che al passaggio delle persone tradite sotto queste corna, le corna dovrebbero vibrare. Quindi se dovesse passare sotto queste corna Maxi Lopez, ondeggerebbero proprio, così, così, a sbiridondolo. Ciao Sant'Arcangelo, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora! Mi piace la festa di Sant'Arcangelo, la festa di Sant'Arcangelo, le piace? Mi piace. Zhang Jindong. Forza Intel! C'è mossa! Aiaia! Aiaia! Ah, non lo so, c'è mossa, eh! Io non voglio sapere chi. Allora, chi dei due ha qualcosa da nascondere? Ah, facciamo un po' per uno! Non di sicuro, no! Non così mai, eh! Io! Mai! Poi lui è fortunato, cioè proprio no! Che si restringe, è colpa sua! Siamo in due, quindi uno dei due sì, per forza. Quindi quale sarà la penitenza che gli toccherà? Ah, vedremo. 10 giorni senza. Esatto. Mi dispiace, poteva andare peggio, dai, poteva andare peggio. Allora, paese in subbuglio per l'arrivo di Salvini, cosa ne pensi? Dimmi. Ci sono stati degli scontri adesso? No, adesso freschi. 3 morti, 2 feriti, un idrante. No, non è vero, non è successo niente. Era buono il vino? Faceva schifo. Te una domanda sola, quanto ci tieni da 1 a 10 a conquistare l'Emilia Romagna? 12. Sei disposto a fare un fioretto? A promettere un fioretto? 2. Se vinci l'Emilia Romagna sei disposto a cantarmi il ritornello di Pazza Inter? Torni? Dai. Sì. Sì. E anche a perdere il derby di ritorno. Allora Matteo Salvini ci ha promesso che se vinci... perdere il derby di ritorno. Vabbè, quello è... è facile e di che cantare un pezzetto di Pazza Inter. Canta il ritornello di Pazza promesso. Inter se vince le elezioni in Emilia Romagna. Promesso. A posto. La devo imparare però. Allora. Ma fai presto, te lo insegno io. Ciao. Buonasera, ben ritrovati. Cartellino Giallo, 8ª puntata stagionale del nostro format. Il nostro Mastrangelo è andato addirittura niente poco di meno che perfino a rompere le scatole a Salvini, ma insomma quando uno viene in Romagna sa che può incorrere nelle grinfie malefiche del nostro Luca Mastrangelo. C'è un campionato di cui parlare, un campionato che vede, come tutti sappiamo, Juve-Inter in fuga per un duello che noi speriamo rimarrà, diciamo, tale fino alla fine, perché così i nostri contendenti, due in particolare, avranno modo di confrontarsi simpaticamente. Questa è la classifica, come vedete, con la Juventus davanti e l'Inter un punto sotto. E quindi insomma campionato che per quanto riguarda la lotta scudetto vede questa corsa entusiasmante che noi naturalmente seguiremo naturalmente al nostro studio con al mio fianco la splendida Veronica. Ciao Veronica, un applauso per te. Grazie. Oh. Reduci da 1-0 del Forlì ad Alfonsine in un derby derbissimo
Domenica un altro derbissimo con la Savignanese. Con un sacco di pali da parte del Forlì. Che nervi. Vabbè. Sul secondo mi hanno detto che non l'hai preso paura. No, l'ho preso un po' male. Va bene. Però noi fermiamo. Scendiamo nei particolari. E qui fermiamoci. Torno a te tra un attimo per il nostro gioco, perché adesso faccio il giro delle presentazioni. Allora, direttamente dai ragazzi della terza B, il nostro Sempro. Ciao Fabio. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Come stai, Sempro? Bene. Bene. Avete giocato anche bene ieri. Abbiamo giocato anche bene. È dai tempi di Sacchi che il Milan ha sempre questa vena. Sì. Si compiace. Abbiamo una classifica tranquilla per la salvezza. Direi che le premesse ci sono tutte. Per premesse per che cosa? per salvarci bene. Per salvarci bene. Per un'altra grande partita. Bene, direttamente da Vita al Limite, Gianluca Gaddoni. Ciao Gaddo. Guarda, ormai non ho neanche più niente da dire, perché io pensavo, è come sparare sulla Croce Rossa, non è anche più il gusto, niente. Per fa schifo. Con il migliore, inguardabile. Abbiamo battuto il miglior Milan della stagione, te pensi, voglio vedere il peggio, dai, io non mi diverto neanche più. Dobbiamo parlare anche della tua superstar che è andata via un po'. Figherina. Camminando sui tacchi, un po' irritata. Ha ragione. Non si era neanche truccato, è stato quello poi il problema. L'ha cambiato perché ha detto: guarda, che devi andare a darti lo smalto. Tutto. Vabbè, però senti, allora dico solo una cosa. Fammi fare il giro della presentazione. Sei già. Sì, no, ti volevo solo dire questo. Ha detto: ha avuto un coraggio da leoni a cavarlo. Ci vuole un coraggio da leoni a farlo giocare così, Ronaldo, no, a cavarlo. Addirittura. Dai, come si fa? Ne parleremo. Dall'altra parte, direttamente da dove lo facciamo provenire? Dal Nikita, direi. Ciao Luca. Va bene, grazie. Ciao Luca, allora. Ma chiediamo il Nikita intanto che cos'è. Il Nikita è un'associazione culturale ricreativa. Ah, il Popoli, il mio circolo, paese, gli ho dati nella circolo un circolo culturale ricreativo nelle prime colline di sopra Bertinoro. Paniglina. Una serata ce la devono far fare gratis, Amici del Nikita, non era prevista questa marchetta. Ma a questo però, punto, un tavolo, una sera lo vogliamo. No, vabbè, è stato un turno di campionato dove speravo di... Ti abbiamo fatto morire, di la verità. Ci avete fatto morire, bel Verona con un bel gioco anni 40, tutto arroccato in difesa. Speravo di farmi questa sosta al primo posto in classifica, però mi accontento del secondo e guardo il bicchiere mezzo pieno. Vedere questo Milan a meno 18 è veramente una goduria. Meno 18 è veramente una goduria. Vabbè, ma dai, ma non è possibile. Cioè, io credevo acqua, ma non tempesta, Ma chi se l'immaginava la roba così, dai, non è possibile. Voi continuate a sparare perché avete paura che il Milan si rialzi. Eccoli! Sono brividi, capisco. State tirando gli ultimi rantloni. Attenzione, perché abbiamo come quarto uomo un personaggione per il quale abbiamo fatto proprio una scheda di presentazione ad hoc. Regia, lanciamola e poi lo scopriamo. Noi abbiamo fatto già il programma la domenica. Sì. Ma com'è simpatico? Mattini, vedremo al campo. Sì. Vedremo la formazione. Ai ragazzi, poi gli diamo due direttive. Ah, ecco, sì. Magari. Poi noi prendiamo la macchina, come fischia l'arbitro, ce ne andiamo al bar e giochiamo a carte. Certo. Sì. Quando torniamo ci dite il risultato. Certo. Come minimo ci sono sempre due quote scarpe. Sì, Stiamo facendo un programma talmente innovativo che se ci guardiamo indietro guardiamo il futuro. Sì, sì. Sarà? L'esempio di correttezza, di rispetto. Ve lo do io. Ma certo. Dove? Vediamolo. Dobbiamo sempre mantenere la calma. Giocala subito sta cazzo di palla. Però sempre con questi tacchi del cazzo. No, non è... Ma t'ha tirato tre volte sta Cristo de maglia. Ma va per terra, amico. No, mio. Ma perché? Dobbiamo diventare un modello da esportare. Ma posto solo uno. Salame. Sentite cosa gli urlano. Ma vaffanculo, mi rompi i coglioni. Per Suprani, eccolo Supra. Ah, ancora Burelli, dentro a cercare Salzano. Dai, Ivan, il terribile Salzano. Terribile. E qui Ciccio perde la testa. E guardate la testa, guardate dietro. Ridono tutti. Vale, un applauso. Grande Mister Magrini. Ciao Mister Magrini, come stai? Bene. Benvenuto. Allora, questa è una trasmissione, non sei mai venuto, non hai mai avuto la sventura.
sì. Non sei mai venuto e probabilmente non tornerai, perché infatti mio i casi sono due, o tornano molte volte o non vengono più e dopo deciderai tu. Mio figlio non voleva che venissi, perché Il peggio deve ancora venire. È sul calcio anche lui, perciò... Qui ce la giochiamo proprio alla Romagnola, proprio, quindi... Bei tempi quelli di Campioni. Nel senso buono. Bei tempi quelli di Campioni, dai, di la verità, una bella esperienza, divertente. Bellissima, importante, girato tutto il mondo, che non ero mai uscito da Sarcina, perciò da dove nasco, a parte gli scherzi... Effettivamente c'è stato un momento di boom che era, secondo me, un format anche innovativo, devo dire, da un certo punto. Innovativo perché adesso gli spogliatoi le fanno vedere, ne sono stati i primi a aprire completamente lo spogliatoio. Via. Noi impastivamo mister per Campioni, quando c'era nudi, Campioni. No. Impastivamo la domenica mattina. Pensavo spogliatoio. No, impastivamo a vedere. Era nudi, no, impastivamo a vedere. Li impastivo io. Proprio. No, ma effettivamente c'è stato... Veronica, anche tu hai partecipato, diciamo, in qualche modo a Campioni, vero? Sì, sei stata in camera. Dietro le quinte. Da altre parti. Ah, ecco, giustamente per allietare quelle fughe che facevano dal centro di... Ecco, fughe quando poco, scappavano, no. Abbiamo qui il corpo del reato. Ah, è la colpa della lei. Non lo so e non credo, perché l'ho vista... quasi mai o mai. No, però lei era una stampaglia, si nasconde bene. E io ero molto vigile, Te voi, con lei, era dura. Era. E infatti io giravo sempre dalla parte opposta. Ma si può chiedere al mister se ha delle conoscenze, se si aprono anche gli spogliatoi nel calcio femminile, quello delle camere? Meglio di no. Subito, Doveva essere battuto. Non si può. Tanto siamo sul sessismo. Quindi no, ecco, meglio di no. Ecco, non questi andiamo non a predappio, sono ormai scorretti. No, ma poi... Politically correct, tu non puoi venire qui a rompere le uova. Adesso ho preso piede, meglio non scherzare su guai, sulle guai, donne. Guai. E sta allora, anche bene. Avete sentito degli applausi da studio, perché oggi abbiamo un pubblico vero e proprio, vivo, e sono i ragazzi della Livio Neri Basket di Cesena. Li andiamo a inquadrare, eccoli lì. Tornano perché l'anno scorso furono già nostri apprezzatissimi ospiti. E ecco, questa è una di quelle poche realtà che torna, diciamo, sul luogo del delitto. Spendo volentieri due parole per la Livio Neri, perché è una realtà bellissima dello sport romagnolo, che parte facendo pallacanestro, ma è bravissima a fare sinergie con tante altre discipline, penso a volley, skateboard, baseball, con progetti negli asili, nelle scuole di Cesena della Romagna, fanno un torneo estivo con un playground che è considerato unanimemente il torneo, diciamo, all'aperto più meglio organizzato della Romagna, hanno un gruppo mini basket con 100 iscritti, fanno pet therapy, di tutto anche di più, e non ultimo, partecipano al campionato di serie, aiutatemi, di promozione, 5 vinte su 6 partite, più di così, un applauso. Fanno un po' di therapy per i milanisti, la fanno. Un po' di therapy per i milanisti la fate, non so. Filippo, torniamo un attimo lì, vuoi fare un saluto? Abbiamo il capitano della squadra, Filippo Rioli, Filo. Ciao a tutti, buonasera. Volevo salutare tutta la dirigenza, che praticamente è totalmente assente, quindi siamo venuti da soli. Complimenti alla dirigenza, bel rispetto. E niente. Visto il risultato dello scorso anno, siamo venuti, siamo stati promossi, quest'anno ci riproviamo. Benissimo, allora benvenuti e speriamo di portarvi bene. Le Iene portano bene. E Bus de Kulfnes. Le Iene portano bene, ma è Bus de Kulfnes. Questo potrebbe essere il nostro incoraggiante slogan. Allora, da dove partiamo? Voglio partire da Inter Verona, dai Sorci Verdi. Ero a San Siro, ebbene sì, con il mio amico Alfredo, mio figlio Alfredo interista, e ci davamo di gomito. E per 60 minuti se l'hai vista brutta il ragazzo. L'Inter ha dovuto tirare fuori tutte le sue energie per portare a casa questi 3 punti. Era partita, a me non è piaciuta la partenza dell'Inter, è partita un po', forse anche un po' snobbando il Verona, perché giocava un po' titic, titoc. Il Verona ha sfruttato questa ingenuità di Handanovic, che ha causato questo rigore in maniera un po' non da lui. Poi dopo l'Inter, dopo che ha preso lo schiaffo, è cambiata, ha creato molte occasioni da gol, ha meritato la vittoria, ma che fatica, è servita veramente una magia di Barella per portare a casa questi 3 punti. E a battere il fortino giallo-blu. Poi ieri sera invece è toccata ai nostri eroi. È stata una brutta partita, ma io in realtà di bellissime partite, ho visto solo dei primi tempi o dei secondi tempi, una partita intera non l'ho mai vista in realtà.
Cioè, fermi tutti, questo viene qui a fare una trasmissione sportiva senza, appena ammesso che non vede mai una partita no, della Juve. Ho detto ma che tu vai in affitto? Non hai capito, non capisci mai, ho visto solo dei primi tempi della Juventus. Cosa chi era? Boniperti, hai capito? Andava via all'intervallo. Non ha mai fatto una partita intera, ho visto un primo tempo, con l'Inter, ha giocato bene nel secondo tempo, mentre nel primo ha arrancato. Hai capito? Non capite? Sempre, diglielo te. Noi non capiscono mai niente. Come il porco, non ha mai giocato una partita intera bene, mai. Da terzo. Con l'Atletico il secondo tempo, ad esempio, l'altra sera abbiamo giocato 10 minuti perché ha dei cambi meravigliosi e ha ammazzato la passione che tra le prime due sia un po' come mettere in paragone una Ferrari e una 500, cioè la Juve ha un 30% comunque prima, comunque riesce a stare lì. L'Inter che deve sempre arrancare, con ottimi risultati fino adesso, però comunque non basta. Per quanto riguarda noi, ieri sera, buona partita, qualche miglioramento c'è stato, però siamo a 4 punti dalla zona retrocessione. Quindi ma è forse il colpo di testa di Piontek. Ma qui non è un problema, di Piontek o no, se andiamo a analizzare la partita del Milan penso che abbia fatto anche troppo rispetto a quello che si è visto, il discorso è sempre la mediocrità, cioè continuiamo a dire sì con la Lazio non abbiamo giocato male, sì con la Juve non abbiamo giocato male, però comunque i 3 punti non li hai fatti e sei a 4 punti dalla zona retrocessione, poi raccontiamocela come vogliamo. Però questo è. Mister, questo duello Inter-Juve, come lo vedi? Per chi tifi intanto? Per chi simpatizza? Ma ho lavorato un po' con tutti, però direi il Parma sta lavorando ancora. Il Parma sia la squadra in cui sono più affezionato. Sul duello Inter-Juve invece per chi tifi? Lì mi riferivo a quale delle due realtà? Ma guarda, famiglia l'ho, mezza juventina e la moglie interista, perciò io sono un po' al di fuori, direi che in questo momento questa Juventus c'ha una cosa che gli altri non hanno, che vince sempre in una maniera o in un'altra. E nel calcio conta prima di tutto la vittoria, poi le chiacchiere, poi il resto, poi gli schemi, vengono tutti dopo. La prima cosa è... Senti, ma la Juventus lo sta condividi facendo. La sensazione che la Juve sia al 70% e l'Inter al 120%? No, penso di no, perché l'Inter ancora non è una squadra, ha questi due davanti, con l'infortunio di uno è stata la fortuna dell'altro, perché hanno un modo di giocare diverso con... l'infortunato, il centravanti che si è fatto male, Sanchez, poi Politano, Sanchez, poi sai, Politano in esterno, quello magari francamente quest'anno sorpresa lì come esterno, non si può dire niente di Candreva che l'anno scorso era inguardabile, non lo faceva neanche giocare. Allora, lancerei lo spunto dell'Ether perché affronta come sempre alcuni temi e uno di questi, come sentirete, è quello legato alle tante partite che si succedono molto rapidamente che incidono indubbiamente sul rendimento delle squadre, ma facciamolo dire a lui. Ether. L'Inter, per quanto non so dove trovi le energie per riuscire a ribaltare sempre le partite, è riuscita nel secondo tempo, giocando anche una partita di grande cuore, a ribaltare il Verona vincendo meritatamente la partita. L'unico punto di domanda che metto io, quanto durerà l'energia Conte per riuscire a tenere testa la Juventus? Tutto lì. Secondo me l'Inter in questo momento sta andando al 120%. Di conseguenza, secondo me, lui frigna perché lui ha 13-14 giocatori, riesce a ottenere fino a questo momento risultati clamorosi, però è molto fatica riuscire a giocare mercoledì e giocare poi weekend e vincere sempre, perché se vuoi alzare le coppe alla fine dell'anno, alzare i trofei, bisogna vincere sempre. Io e Milan l'ho vista un po', forse la miglior partita del Milan dell'anno, forse la peggior partita della Juventus dell'anno, suo maestà Ronaldo si incazza e se ne va. Come te? Sì. Dove ero arrivato? Dopo sì, suo maestà Cristiano Ronaldo viene sostituito da Dybala, ma bisogna dare atto a
Sarri ha indovinato il cambio, Di Mala ha cambiato completamente la partita, è stato sicuramente un valore aggiunto, cosa che il Milan dalla panchina non può attingere. Ieri sera Fabio Capello ha posto un quesito importante dicendo che Cristiano Ronaldo non salta l'uomo da 3 anni. È chiaro che non è certamente più l'ala destra straordinaria che giocava nel Manchester United, è diventato un attaccante. In questo periodo, vero, non è sicuramente il miglior Cristiano, non è brillante come lo era l'anno scorso. Lui sbotta perché, e questo è l'unico vero, unico, e sottolineo di nuovo, unico limite di Cristiano Ronaldo, che ragiona, è più importante Cristiano Ronaldo della Juventus. L'unica cosa che voglio dire, ma questo accomuna tutte le squadre, anche la mia Roma, gliele metto tutte dentro, cioè giocare ogni 3 giorni si appiattisce il livello del calcio. Cosa vuol dire? La Juventus fa una fatica tremenda a battere il Milan, che è nettamente più forte. L'Inter va sotto col Verona e la riesce a recuperare. La Roma va a Parma, gioca benino, tira, ma poi il Parma alla fine ha più garra e vince la partita. Non perfetto. No, non perfetto. Perfetto per Zanelli Marco. Nel senso che io voglio questa tipologia di calcio, però è anche vero che chi spende e chi spande non è neanche giusto che poi incontri il Parma o il Verona di turno e non riesca a batterlo perché non ha le energie per farlo, perché ha giocato altre partite. Non ti riconosco. Prendono il quadro dei diritti televisivi, si fanno la squadra 4 volte più lunga. Ci sta, hai ragione, è una soluzione che ci sta, ha una doppia squadra assolutamente la Juventus, però anche la Juventus che ha una doppia squadra incontra il Milan e fatica maledettamente a portare a casa la partita perché non ha più le gambe in questo momento. Nuovamente studio, allora, qualche tema effettivamente viene posto, il discorso delle tante partite, vado da Magrini che ha fatto l'allenatore, tra le mille altre cose che ha fatto nel calcio, tantissime partite, vero anche che queste squadre hanno delle rose lunghe, però poi lì dopo entra anche in campo un po' il coraggio degli allenatori nel fare turnover, non se ne vede molto, cioè la sensazione è che gli allenatori tendano a stare sempre su quei 13-14 giocatori. Ma sai, cambiare i giocatori quando vanno bene e hanno qualità è sempre un problema per l'allenatore. Capello ieri sera l'ha detto in una maniera abbastanza strana, ma secondo me voleva dire, non ha detto non tiri in porta e non dribbla, ha detto non salta l'uomo, che è una cosa diversa. Ecco come concetto, perché poi si è messo a ridere. E siccome fa anche fatica a ridere, perciò vuol sì, dire non che è uno che una, sì, una battuta che secondo me non era da dire, perché Ronaldo puoi dire tutto come è, un po' esagerato, è un po', no vabbè, ma ti spiego, secondo me quei giocatori lì non le devi cambiare, anche se fanno, perché Ronaldo ultimamente aveva fatto 3-4 partite anche in coppa brutte, ma alla fine ha fatto gol. E quei giocatori lì fanno gol anche a tempo scaduto, perché c'hanno la punizione, c'hanno l'abilità, c'hanno la tecnica, c'hanno la forza fisica. Chiaro che una persona umana non può essere sempre al 100%, lui poi che gioca anche a casa sua con i bambini, e ne ha rimediati in una cifra, si diverte, fa tutto, è un atleta di tutti i sensi. Allora a quel punto, sì, perché dico questo perché è molto generoso su tutto. A quel punto credo che Ronaldo voglia stare in campo, perché è la seconda volta e non è facile sostituire uno come lui 2 volte. Cristiano Ronaldo, te sei no, con Sarri, cioè il mister non rende, allora, al 55esimo metto Dybala e vinco la partita. Ah, vabbè, ha avuto del coraggio, okay, però secondo me il problema grosso di Cristiano Ronaldo è quello che ha detto il mister, se non si diverte, la mia pure è che non si diverta in quella Juventus lì, la sua mentalità arriva dal fatto che non si sta divertendo, e se lui non si diverte, lui non gioca, Gatto, è questo Gatto, il problema. Posso dire una cosa? Il problema di Ronaldo cos'è? È che lui da quando è alla Juventus ha smesso di vincere i trofei personali. Certo. E siccome che in questo momento stanno per decidere chi vincerà il pallone d'oro, lui se si vede sostituito in Champions, se si vede sostituito in campionato, lui ha il tiraculo. Ma è quello che ho quindi detto. Quindi gli girano parecchio i maroni adesso che è sostituito. È quello che ho detto lunedì scorso. Lui giocare nella Juventus i trofei personali, perché non lo vince un trofeo personale. E vincendo lo scudetto o la Coppa Italia, purtroppo a livello internazionale facciamo fatica, anche se siamo internazionali, vedo. Però anche delle anche voglio dire, tornando su un dibattito tornando seri delle tante partite, ma anche di Conte,
Io dico, come si fa a giustificare quello che ha detto Conte? Ma che tra l'altro la qualifica Ronaldo, cioè, cosa c'entra in questo momento? Che tra l'altro stiamo la qualifica di Ronaldo, parlare del pianto dopo, la frittata del pianto dopo. Cioè, voglio dire, che tra l'altro il problema grosso non è stato aver perso, è la prima partita che avete giocato in casa con quei cadaveri che avete fatto, vi siete fatti ridere dietro. Lì sarete stanchi. La mia professoressa stanchi. Ti avrebbe detto, lei Gaddoni è totalmente fuori tema. Erano stanchi. Cioè, sei totalmente fuori tema. Stavamo affrontando un argomento, hai rigirato la frittata per andare a attaccare l'Inter. Le troppe partite. Col Verona avete giocato bene il secondo tempo. Ma guarda qua che stanchezza. Io comunque quello che dico è che personalmente il problema lo vedo che io Ronaldo non lo caverei mai, mai. Quindi Sarri secondo me si è andato... Non lo caversti mai perché mi può, come diceva mister, perché risolvere, risolvere la partita al 91 sì, è un campione perché... totalitario, 360 gradi. O perché comunque... c'è un discorso anche di rispetto sacrale per il giocatore urtato. È un discorso perché lì, puramente... lì dopo entri nel circolo Totti ma è la stessa cosa, ma sono quei personaggi che comunque anche se giocano male ti portano sempre via in marcatura tre uomini perché comunque Ronaldo è marcato fisso. Comunque sempre. Ti danno la sensazione che da un momento all'altro la partita la possono risolvere. Problema di ieri sera che chi ha fatto il partitone è stato Higuaín. Perché secondo me, se Higuaín giocava come le altre partite, veniva sostituito lui e messo Dybala. Invece Higuaín ha fatto la partita della vita ieri sera, ha giocato benissimo Higuaín, per me migliore in campo in assoluto, e di conseguenza Sarri ha fatto sta mossa qui. Bravo, hai fatto tre punti, però secondo me averlo contro, nello spogliatoio è un problema. C'è una cosa da dire, che Sarri... alla sua personalità, ma avere delle panchine in quel genere lì non è facile, non è difficile neanche cambiare, quanto metti su uno sai chi metti su, hai visto nella Coppa della Costa che gol che ha fatto, è lì il campione, non che l'hai vinto, in dubbio, è la fortuna di avere lì un altro campione super, no? Perché è la fortuna la di avere fondamentalmente parte, due squadre a disposizione, Juventus, però 14 sai. Titolari fissi. 14. In dubbio. Tu ci sono fatti male il 16, ne ha 21-22. Senti Luca, ma... Juventus purtroppo non diverte, ma vince. E quanto vinci, ti diverti anche. Ah, ma sono d'accordo, il discorso è un altro, però, che questi campioni che poi non giocano, comunque dentro lo spogliatoio, poi creano un problema. E avere un problema, secondo me, con Ronaldo... Non è facile, non è proprio semplice. Volevo porre l'accento su questo contrasto tra Conte che... in sala stampa Dortmund fa un intervento probabilmente meno, come dire, più studiato forse di quanto non possa sembrare. In qualche modo manda un messaggio comunque della serie di affidabili, ne ho pochi, datemene di più. Sarri cambia Cristiano Ronaldo, messaggi per certi versi opposti. Luca. Sì, vabbè, insomma, Sarri naviga nell'abbondanza. Tornando al discorso di Conte, però... gli allenatori, quelli bravi, quelli di carisma, quando si devono lamentare, si lamentano. Mourinho... dopo che l'Inter Moratti gli comprò Thiago Motta e Milito, disse, ed era ancora agosto, questa non è la squadra dei miei sogni, perché voleva assolutamente il trequartista e finché non gli abbiamo comprato Sneijder si lamentava. L'unica cosa che mi viene da dire è, Mourinho si lamentava con Moratti, che era buono, paziente, perdonava tutti, Conte... occhio a tirare troppo la corda con Zhang, perché va bene, adesso non Conte, sappiamo sto cinese che carattere Conte, ha. Conte ha il coltello dalla parte del manico, perché quando fai 31 punti su 36 hai il coltello dalla parte del manico e puoi quasi permetterti di dire tutto quello che vuoi. Però Zhang non è Moratti, secondo me. È vero. Stop. Il gioco, chi ha vinto la settimana scorsa? Ha vinto Ale Cappelletti di Bolzano. Ale Cappelletti di Bolzano. Ora apriamo un tema. Ci può essere uno di Bolzano che si chiama Cappelletti? No, infatti. Evidentemente. Infatti. Per me si chiama Augusto Canederlo. Infatti, no. Vero. Stavo pensando anch'io. No. Vedi, siamo in sintonia io e te. Però, diciamo le stesse cazzate. Questo mi preoccupa. Prossima settimana chi vince? C'è la sosta. Ovviamente, ritorna il 23 novembre la partita Milan-Napoli. Milan-Napoli tra due settimane. A proposito, colgo l'occasione per dire che settimana prossima non ci saremo in diretta, ci sarà probabilmente un best-off, come sempre montato dal nostro Marco Bernabini con il meglio delle nostre peripezie. Adesso vi lascio a sentimento le interviste di Luca Mastrangelo per le strade di Sant'Arcangelo di Romagna.
un piccolo break pubblicitario, poi qui per una grande seconda parte di Cartellino Giallo. Tra poco. C'è sentimento, non c'è mai pentimento. Quest'anno non fare come dicono tanti, ma non lo so, se è l'anno che la vince la Champions, sì o no? Allora, meglio, meglio, no, no, allora, siamo qua con Mastrangelo. Allora, dici qualcosa dell'Inter, cosa può fare Conte quest'anno, qualche strategia? Ma l'Inter vincerà l'Europa League perché arriva terza nel girone di Champions, poi va in Europa League e vince l'Europa League. Secondo me stiamo facendo bene, l'unica cosa, potevamo fare qualcosina in più in Champions, abbiamo sfruttato male quelle due occasioni che ci sono capitate. Va bene, allora mettiamo che arriviamo terzi, andiamo in Europa League, lì? E lì come al solito faremo una partita e poi ci cazzo. Invece di farmi coraggio mi... Coraggio, tanto adesso se si punta qualcosa si punta al campionato. Coppa Italia? Coppa Italia andiamo avanti, dai. Si parla di Mertens a giugno a parametro zero, ti piacerebbe? Magari sì, dai. Al posto di magari Sanchez finisce il prestito, arriva Mertens, secondo me è tanta roba. Noi vogliamo sapere come mai quest'anno il Napoli non ingrana. Qual è il problema? Nello spogliatoio, penso. Presidente un po', no? Sì, anomalo. È un po' cacacazzo il presidente. Lui è il figlio. Anche il figlio. Ha scritto, non so se lo sapete, qui al nord ha scritto... Negli spogliatoi su uno specchio siete una chiavica e ce l'avevo i giocatori. Pure! Vedi come ti. A faccia rogazzo, pure! La sorda, ma sei pure un napoletano! Ma quindi cosa dobbiamo fare? Ancelotti è sulla. Ancelotti è come quel pollo là. Fallo vedere, è messo in questo momento, è sulla graticola. Siamo il tifoso del Milan, poverino. Fategli un po' di carezze, fate, dai. Poverino, anche voi, dai, anche voi, dai. Poverino, dai, poverino, poverino. Bisogna essere più seri, più cinici, avere degli obiettivi chiari di mercato, esatto, avere le palle, perché altrimenti cioè... Ma come mai l'anno scorso Piontek segnava sempre e quest'anno sembra, boh, non lo so, uno catapultato da Marte? Avrà cambiato la fidanzata, boh, non lo so, però cioè... In realtà... Perché l'ho preso io al fantacalcio. Esatto, anche io l'ho preso, quindi... Lo senti? Lo sento! Vi aveva fatto sudare, Gaddo? Ma che sudare, dai, ma che sudare, per noi è normale amministrazione, vi facciamo sognare un po', vi facciamo sfogare, poi se un campione non fa il campione, mettiamo un altro campioncino e la portiamo a casa, e tac! Ah, i campioni li avete! Non le coppe campioni, però, oh, Che battuta, c'è! Caro Luca, sono andato a San Siro a vedere il mio Hellas Verona contro la tua Inter. Lo sai che mi fermavano per fare i selfie, mi dicevano il conduttore di Cartellino Giallo, il conduttore di Cartellino Giallo. Te però dovresti essere l'arbitro della trasmissione e invece sei talmente schierato che... Che lo chiameremo Cartellino Giallo Blu. Pure. E poi? I ragazzi della Lido Neri Basket Cesena qui con noi per la puntata di Cartellino Giallo, ben ritrovati dagli studi di Cesena di Teleromagna e in diretta sulle innumerevoli piattaforme. Mi dica, signor Mastrangelo. Posso chiedere una cosa? Ma perché questa settimana non c'è Camilla? Camilla ha fatto un'ospitata l'altra volta. Camilla? No? Camilla, non è venuta Camilla? Ma Camilla viene dopo, dopo quando viene? Rubrica. No, ascolta, la rubrica è al terzo tempo. Ma posso dire una cosa di Camilla però? No, sinceramente. No, posso dire una cosa? Che cosa? Veronica, calma. Ho già la cartellina in mano. Bravo! Non si può dire niente! Bravo! Ma non si può dire niente! Un italiano piccolo borghese! Madonna mia, non si può dire niente! Non è assolutamente la munizione questo! Non è assolutamente! Per una volta sono d'accordo con Mastrangelo! Gira la ruota, girala! Cicciolina style, ok! No, ho capito, per una volta che sono d'accordo con Mastrangelo, che non è da munizione, date la munizione! Seconda parte strana!
Angelo come Caniggia. Che vergogna, che vergogna. Questa è... No, io sono con te, Mastrangelo. Io sono con te. Secondo me non me la meritavo stavolta, però. Vabbè. Secondo me... si può essere così volgare, Veronica? Tu no. Sei una signora. Io non direi mai una cosa del genere. Te tu direi bad pass. Vabbè. Quanto ci devo stare con questa? Ma non possiamo venire lo stesso la prossima puntata noi con la Camilla, no? Tu scurrili mai. No. Ciao Camilla! Altro. No, resta lì, a posto, leggi i messaggi che sto più tranquillo. Messaggi! Gaddo, fuoco, è Ronaldo che non è in forma o Sarri che non è in grado di esaltare le sue qualità? L'ho detto prima, ci vuole un coraggio cavallo, un coraggio farlo giocare in quel modo lì. Si dovrà prendere le sue responsabilità Sarri, così io non ci faccio niente. Però lui se le deve prendere le responsabilità, c'è il miglior giocatore del mondo, non so. Gli Juventini sono primi in classifica con 78 punti su 79 disponibili. Vabbè, ma è inutile che ti compri la Ferrari e la guidi come una 500. E allora comprati la 500, voglio dire. Ferrari la guida come una 500. Avete preso Sarri per il sarrismo, per fare il bel gioco. Sarrismo? Speravo anch'io. Io con Allegri, tanto di cappello, però non mi divertivo, speravo di vedere due partite. Sembra che la cura Pioli stia funzionando. Prima o poi vincerà anche un'altra partita? La cura. Siamo fiduciosi, adesso vediamo col Napoli. Di qui a Natale è un bellissimo calendario, vediamo. Allora, poi a gennaio c'è la finestra di mercato. Spero che mi portino Ibrahimovic, io non ne posso più, veramente. Voglio Ibrahimovic a tutti i costi. Ma quel pazzo che in America diceva già firmato, in realtà... In realtà sembra non essere così, dal Milan non ci sono notizie ufficiali. L'hanno rinchiuso nel manicomio. Pellegatti ha smentito. Pellegatti ha smentito in parte. Ma io oggi ho letto di Matic che ve lo giocate voi all'Inter, ma alla fine se venisse, cos'è che vi cambia? Non ho capito. Qual è l'obiettivo? La mentalità, Gaddo, il nostro problema in questo momento... a noi può cambiare perché a noi un po' dobbiamo puntellare. Sì. Loro sono da rifare da capo. Ma se arriva Ibra, cosa vi serve? Se arriva Ibra... Per far che? Ma intanto dà un po' un impulso emotivo, penso, a un ambiente... È un discorso di mentalità, Gaddo. È il discorso che facevo io l'altra volta. Il problema di questo Milan qui è legato alla mediocrità. Cioè che si vinca o che si perda... È la stessa cosa. purtroppo è questo, è un problema. Sono tutti ragazzi, non hanno all'interno dello spogliatoio delle figure di peso che diano gli input giusti. Quindi, e di conseguenza... Quindi per uno... vedervi due partite in più, per divertirvi... va bene, ok. Gadoni, guarda, spero che arriva in B, veramente. Messaggi. Mister Magrini, raccontaci le tre esperienze più indimenticabili che hai vissuto come allenatore. Voglio tre con un perché rapido in una battuta. No, beh, diciamo, Cesenatico li ho portati in C e credo che avevo su una rosa di 18 ragazzi, ne avevo 12 under, tutti ragazzi di 17-18 anni, dagli Lorenzo, i Paganelli, Del Monte. Sono finiti tutti in Serie A, in Serie B e in C, perciò una grande cosa. Poi ho avuto un ragazzo di Cesena, di Savignano, Dalmo, che veniva dall'Empoli. È stata un'immagine importante, avevo qualche anno in più, resto tutti i ragazzi. Abbiamo vinto un campionato che avevamo un premio alla salvezza, l'abbiamo vinto con 11 punti di distacco sulla seconda, perciò davanti al Chieti, al Riccione, è stata una cosa stupenda. Beh, l'altra Bisceglie ho fatto in C due anni, meravigliosi, anche se ero lontano da casa, però ancora adesso mi chiamano. I nerazzurri del Bisceglie, Mastrangelo. Nerazzurro color. Nerazzurro Bisceglie. E gli altri devo dire a Forlì, perché a Forlì ho fatto 4 anni. 82-83, la squadra di Lepidi e Fantini, eccetera. Sì, 83-84. No, 82, chiaramente. 83-84. Il 82-83 no. Oh, no. Ma se ti dice che c'era, perché devi rompergli i coglioni? 82, io voglio 83. Dire. 81-82. Non so, qui era. Quando si parla di Forlì, anche se è un Forlì di un'era giurassica fa, si scalda. Non si può dire più niente. Non si può dire più niente. Messaggio, vai. Luca, quanto ti tirerà il culo quest'anno arrivare vicino alla conquista dello Scudetto? Chi ha scritto? Leopardi ha scritto questo messaggio, Giacomo Leopardi. No, poi la conquista dello Scudetto, è l'inconscio di una donna, no? Naturalmente.
Scudetto non riesci a dire, sculetto no, le viene. Ma com'è la domanda che io non l'ho capita, me la puoi rileggere? Quanti tirerà il culo quest'anno arrivare vicino alla conquista dello scudetto, ma vedere esultare ancora una volta la Juventus? Ma insomma io sì, avevo, mi tirerà, sì, chiaro, avrò un po' di tiraculo, però insomma io avevo messo ampiamente in preventivo prima quest'estate di non vincere lo scudetto, come piange, ho messo ampiamente piange. In preventivo. Comunque devo dire che ha preso proprio come in ho messo ampiamente dal suo in preventivo, un pianzino, sì, un pianzino. Come ho messo ampiamente in preventivo che la Juve non vincerà anche quest'anno la Champions, che insomma sarà la mia salvezza, sarà. Un pianzino, come suo allenatore, sono diventati dei pianzini. Mette le mani avanti, no, abbiamo dice fatto quello 31 allenato punti. Da Pioli. Non è mai colpa sua. No. Dice quello sì, allenato non è mai da Pioli. Colpa sua. Interista da sempre. Dice però. Quello allenato da Pioli. Quando, da... Che ha pianto l'altro giorno perché il Milan ha giocato troppe partite, ha riposato. Ma Pioli, ma fate Pioli, solo ma per il campionato, venire... non fate neanche le coppe. Ma per me può venire a tagliare l'erba lì nel vostro centro sportivo dal cinese. Conte mi sembra come quella barzelletta dell'avvocato che quando vinceva, vincevano. E quando perdeva, perdeva il suo cliente. Conte uguale. Quando vince, abbiamo una bella squadra, si prende i meriti, perde. Non abbiamo i giocatori, non abbiamo. E poi pareggiare. Questo racconti per vita, per esperienza di vita vissuta. Sì. Sì. Ma te, Gado, ci vai al ristorante da 100 euro con 10 euro? Ci vai. Ah, ci vado, ma... ci va. Dopo gli... quando il cameriere si gira, gli mangia il banco degli aperitivi. Gli così apre le fauci, tac! E se lo fai in una boccone solo. Vai, un messaggio, poi andiamo in rubrica. Via. Sempre, qual è stato l'ultimo attaccante serio del Milan? Massaro. Atley, direi. Mark Atley. Beh, storia recente, Ibrahimovic, Inzaghi, Shevchenko. Te Ibrahimovic lo nomini 20 volte a puntate. No, era cioè, per dire. Fissato. Ma avete chiesto l'ultimo. L'ultimo, vabbè, dopo Ibrahimovic chi c'è stato? No, milanista, dai. Ibra lo possiamo dire tutti e tre. Ma benissimo, Inzaghi ti dico, ma dopo chi c'è stato? Il niente, c'è stato il niente. Shevchenko. Ti devo dire, la Padula. Ce l'ha, El ce l'ho, Wiki, ce l'ha, tiro fuori. Ce l'ho, Calis. Calis. Ce l'ho, no, perché più che la Padula, la Padulo direi. Andiamo, la Padulo, dai. Quanto vince il VAR? E di campione? Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Abbiamo tolto la parrucca Mastrangelo, te lo concedo proprio. Vabbè, dai, ho da. Per buona condotta. Per buona, hai fatto 5 minuti di buona condotta. VAR, andiamo a vedere un po' che cosa abbiamo allora. Vado sugli iscritti. Brescia Torino, rigore al Torino per fallo di mano dubbio. Fallo di mano dubbio. Fallo di mano, già io mi fermerei. Fallo di mano. Ecco, come arriva lei subito, ovviamente. Ok, a me sembra abbastanza involontario, Mastrangelo. Dai, bisogna far basta. Questo... No, non è involontario. Mano, ormai dicono... Sì, no, ma quando il braccio va contro la palla e si allarga minimo dai 26 centimetri del gomito in su. 20 centimetri, Veronica? Dai 20-25 centimetri. Invece quando lo ritiri e ti prende nella spalla o viene deviato, o ha le braccia dietro, o hai il... L'abbraccio qui davanti, perché salta, fa così, se non gli batti nel braccio gli va sul petto. Sì. Questa è la regola, dopo i 20 centimetri questa è la regola è rigore, del campionato, sì. Ovviamente, no, ovviamente per noi no, per noi della dopo Juventus, i 20 no. Centimetri vabbè, la Juventus è un discorso a parte. Andiamo avanti. Ecco la, ormai c'è un detto, dice, se c'è la Juventus, il rigore c'è, se no non c'è. C'è. Li parlo di Inter-Juven mentre stiamo delirando. Inter Verona, rigore al Verona netto per fallo di Handanovic. Guarda lì. Ingenuità di Handanovic, guarda lì. Questi tempi. Ma è così. Me lo vuoi ammazzare? La mia è una domanda, è così netto? Allora, punto di domanda. È netto, sai come? È netto, è un rigoretto come quello di Cristiano Ronaldo col Genoa, come quello di Lautaro Martinez comunque, col Bologna. Comunque Zaccagni ce l'ho. Però di questi tempi lo tocca di sti tempi, appena ti toccano col VAR, perché sembra che gli abbiano sparato. Scusa sempre. Allora, fallo su Zaccagni. Ce l'ho. Che ce l'ha? Ma scusa. Vabbè. Lo sai cosa vuol dire? Mister, sai cosa vuol dire? Prenda, non ce l'ha. No, che lei è magrino! Perché è un bel giocatore, abita qui vicino a Bellaria. È vero, è vero.
Quando lei dice ce l'ho, non si riferisce alle figure però di Panini. Però tieni in mente che l'arbitro lo conosco bene, perché mi ha arbitrato tante volte, è anche romano. No. È stato buono perché non ha ammonito Andanovic. A parte che era rosso. Ma No, no, non è rosso. Mai. Da rosso. Non è rosso. Sto rigoretto, basta, contento. Rosso. Era da rosso, Luca. No, no. A Torino sto rigoretto è allora vi dico. Non siete come no, hanno cambiato le regole, ecco perché le vado nelle riunioni. Allora a quel punto, se perché sia rosso doveva venire fuori dell'area in linea con la porta e fare il fallo dovuto. A me sembra buono. Che eravamo abbastanza in linea con la porta, rosso, era rosso. Oppure prendere con le mani. No. Allora, se è rosso, daglielo rosso. Lazio-Lecce, allora, Lazio-Lecce, cominciamo con il ridicolo rigore assegnato al Lecce per fallo su Mancosu. Effettivamente è uno svenimento davanti, in piena regola. Si tiene anche le ginocchia simulando l'infortunio, veramente. Ha dato rigore. Qui ha dato rigore. No, dai, no, dai, ma come sono pazzi, dai. Poi succede che andiamo... Ha dato rigore! A questo punto si va a tirare il rigore, però. E che cosa succede? Perché qui è bellissimo, Bellissimo. Andiamo a vedere il rigore. Ma questo l'abbiamo visto, perfetto. Lo tira Babacar, lo para il portiere della Lazio, poi arriva la Padula, regolarissimo, lo butta dentro, ma l'arbitro dice... No, no. Non è regolarissimo. No, regolarissimo, cioè il fermo immagine. Regolarissimo, ho visto... niente. Guarda il fermo immagine. Sono tre giocatori della Lazio dentro. Ma è lo stesso, cioè, il regolamento parla molto chiaro anche su questo. Ecco. Che il primo che tocca la palla dopo che l'ha toccata il portiere, il rigore, se la tocca il difensore è da ripetere il rigore. Differentemente se la tocca l'attaccante no. Ma il milanista è rimasto solamente a fare gli arbitri. Ma fanno sono come quelli che quando scrivi... Lui lo sai cos'è? Lui è uno di quelli che quando scrivi l'ausiliare stato su Facebook e ti sbaglia a mettere un accento o un apostrofo. Hai sbagliato a mettere l'accento. Hai sbagliato a mettere l'apostrofo. Sono anche che sempre. Ce la prende il difensore. Anche con gli ausiliari del traffico che arrivano con due minuti di ritardo e fanno la multa lo stesso. No, no. No, sempre, tu hai ragione, hai spiegato solo bene. Poi andate avanti che io vado con qualche minuto. Chi lo batte? Allora, abbiamo l'ultimo episodio. Lo sbaglio, fa gol il suo compagno da ripetere. Altrimenti c'è il vantaggio normale perché l'ha sbagliato. Non c'è che abbia il piede sulla riga. Quando si tuffa. Gira. Adesso te. Io sono tre programmi in uno. Tre programmi in uno. Beh, qui c'è un fallo di mano che vabbè, lo voglio rivedere, mandatemelo un attimo alla moviola. Ecco, Milinkovic-Savic, rigore, lo volevo vedere meglio. Intanto mi sono andato in via sfilata alla trasmissione. Lo porti di nuovo. Ah sì, c'è, in effetti c'è. Sì, ecco, lì il mano va, lui chi è? Va a cercare la palla, vedi? Gioca nel letto. La mano va a cercare la palla, rigore. Due messaggi e poi dopo, che dopo voglio andare nel web, via, due messaggi. Mister Magrini, quali erano i tre giocatori con cui Ciccio Graziani si arrabbiava di più? Beh, ce n'erano diversi. Gullo, diciamo, Gullo idolo. Sì, diciamo che Gullo era uno di quelli, l'altro era Patanè e l'altro era Montella che spesso le aveva sulla lingua. Gullo. Gli altri ce ne trovo quattro. Era un attore Gullo, lo puoi dire oggi? Era un attore messo lì dalla produzione, Gullo. No, non era messo, è stato scoperto, non era messo. Perché l'abbiamo preso con i provini che abbiamo fatti, ho visto 6.000 ragazzi. Poveretto, anche te ragazzi. Non è che ne ho visti pochi. Quasi come la Veronica. 6.000 ragazzi, quasi come... Quasi come la popolazione di Stato. Fate ragazzi, le faccio i miei più vivi complimenti. Meritati. Eravamo modestamente allenatori, ero io responsabile con Ciccio che era più... E altri cinque, cioè eravamo in sei, lavoravamo in gruppo, ce l'abbiamo fatta bene, via. Luca, perché la stampa e la TV destabilizzano tutti gli ambienti tranne quello juventino? Vabbè, insomma, la stampa è un po'... cioè, dopo si passa sempre per Piangina, però cioè, non è una novità che la stampa sia un po'... La Juve qualche giornale ce l'ha, Non è che l'Inter non ce l'ha, ma la Juve qualche giornale ce l'ha. Perché quindi in realtà adesso tutti... Sì, come fa questa? Cioè, c'è la Juventus, questa la... Vedi, parli della Juve e ti mettono le manette, vedi, perché è chiaro che c'è un messo lotto. La vuoi fare una gangbang, la vuoi fare. C'è questa roba che... Vado quindi la Juve qualche giornale ce l'ha. Mi ricordi Mourinho quella famosa volta? Ma che un gaddo? Ma che gli fa? Vai da Gattoni che lo vedo che è in gaddo! Sì, gaddo cosa, ma andate lì, andate!
Quale squadra? No, dai, non mi esporre. Dai, va, dai, dai, parli te, parli. Lo vedo bene. È lì la Veronica. Dai. Fagli una domanda. Quale team inserisce di più per la lotta Champions? Oh, l'ha messo incinta. Quale squadra ti impensierisce di più per la lotta Champions? Ah, quella che incontreremo gli ottavi. Cioè? Ci pensi quando tra 9 mesi nascerà il piccolo Gaddoni, il piccolo gaddino? Ah, lo mandiamo in primo elementare subito, diretto. Mi lascia così, mi lascia. Resta con le manette che mi ricordi Mourinho. Resto così. Prescritto. Mi ricordi... Senti qualche odore di cosa? L'odore di che? Non ha risposto. Ha risposto? Non ho capito. No, vabbè, andiamo avanti. Qual è lo squadra? Scusa, ma io mi meraviglio della gente che gli chiede a Gaddoni, gli fa le domande. Mi ha chiesto qual è lo squadra? Mandategli i disegni. Scusa. Sempre preferisci vedere l'Inter che perde lo scudetto all'ultima giornata o la Juve che perde la Champions all'ennesima finale? La Juve che perde la Champions. Bravo, aspetta che ti do la mano. Sempre. Ti ho sempre considerato uno dei miei migliori amici. Ma vaffanculo. Dai, dartelo. Te lo becchi perché sai, questo è... Vabbè, ma se lo meritava. Ma stranzo, lo meritava. Musica, che alla fine, musica. A tempo scaduto, a tempo scaduto. Dai, una roba bella, vieni trombato. Di nuovo, un'altra ancora, volta. Ancora, lasciali là, Da quando era che non facevi la doppia, Gatto? Andiamo via col web, andiamo a vederci un po' di internet, via col web. Allora, il meglio dai social di questa mattina, un grande Vincenzo Montella che dichiara stiamo crescendo, grande. In realtà si era anche un po' ripreso. Mister Montella, allenatore, abbiamo dei problemi, giusto, non abbiamo un problema. Problemi le ha se Ribéry si comporta in quella maniera, altrimenti non le ha, perché lì c'è un campione vero anche lì. Bravo, bravo. E quando esce è tosto. Si sente, sì. E così come farebbero gli altri. 5 palle a Cagliari, molto bene, avanti con la prossima. 11 milioni di euro all'anno e piange sempre. Beh, lui un paio di acquisti gliele prenderanno perché altrimenti la squadra non è pronta. Quindi non smette, quindi Solo per fermarlo bisogna anche prendere. Perché come panchina di riserva c'è un ragazzino Esposito che è un col Verona avevamo Esposito e Fonseca è un 2002 e l'altro Fonseca è Daniel, quello che giocava nel Cagliari e nella Roma. È il figlio di quel famoso Fonseca. Ha i dentoni davanti anche lui? Non lo so. Veronica, non lo so, è troppo piccolo. Troppo piccolo quello. È troppo toy boy. Io penso che un paio di, insomma, un attaccante, un trequartista, perché l'Inter gli manca. Okay. Non possono pensare. Guarda questa immagine, mister. Campo, Questo è il Vicenza sotto la curva del sotto suo settore ospiti allo stadio di Trieste. Hanno appena vinto in trasferta e Alessandro Marotta del Vicenza sa come si festeggia. Gli passa una birra e se la beve lì sotto davanti agli ultra. Bella cosa questa, Sì, dai, a partita sì, finita ci sta. Scritta birra Marotta c'entra qualcosa? Lascia chi ferda. No, non è neanche. Suo fratello di Marotta fa direttore sportivo alla Romanese. È fratello direttore sportivo. Ah, ma guarda un po'. Poi abbiamo Llorente che fa gasolio al pandino diesel. Questa è una scena così. Ma gli hanno detto di andare a lavorare e lui ha cominciato. E l'ha preso la lettera. Buona questa, un applauso, grande mister. Buona, era buona. Quindi noi la valorizziamo. Il mio idolo. Che ci passa. Ma come fa a trovare idolo, sempre da lavorare questo? Il mio idolo, grosso. Come fa? Si è presentato a Brescia, la prima cosa ha messo Donnarumma, che è l'attaccante più forte, l'ha messo in panchina, ha preso 4 palloni. Brescia è già in B proprio a novembre, una meraviglia. Grandissimo Fabio Grosso, avanti. Questa era, in realtà era un pre. Era prima della partita... Juve Milan, i tifosi del Milan si preparano per la partita, vedi? Sempre. Ti rivedi un po' in questa immagine, vero? Più o meno. È vero? Io zitta! Buono! Andiamo avanti. E anche qui alla vigilia c'era Pioli che doveva scegliere chi mandare in campo tra Conti e Calabria. Quindi c'era questo dubbio
Che burlone. Che burlone sto Web. Allora, 14 gol Cirimmobile, 11 il Milan. Che dici? Che dici? È quello che continuo a dire da inizio puntata. Ci manca una punta che segni. Bene, dopo questa grande verità passiamo avanti. Sconcerti, anni fa dichiarò che Cristiano Ronaldo la Juve avrebbe fatto della panchina. E aveva ragione, dai e dai, si sta avverando. Piano piano, aveva ragione. Aveva la profezia di Sconcerti si sta avverando. Aveva ragione Marione, avanti. 31 milioni di euro l'anno, Frigna se ne va, ma anche i bambini della scuola calcio. Dai, non si può vedere, mister. E la mia sostituita, devo vincere il pallone d'oro. Comunque, adesso la sua mamma bene che dirà che c'è la mafia. Ibra, non pensate che sia sostituito, che ha la stessa pasta. Ibra? Anzi, vabbè. Lui ti picchia anche se non stai attento. Ci sta. Cintura nera di qua, cintura nera di là. Ma da sali da fuori. Quant'anno litigato. Anche Gadogna è cintura nera. Settimo di Dindondan. Sì. Di lasagne verdi. Ronaldo Grimo una persona da 3 anni, la frase di ieri di Fabio Capello, sempre ha esagerato? Sì, dai. Ah, lui ha detto non salta, è diverso. No, fa mille altre cose utili, tipo... Sì, dribble fa, salta lui intende uno contro uno, uscire da una parte. Poi a Pescara... Prima lo facevo. A Pescara hanno, io faccio i complimenti al reparto social del Pescara che ha cavalcato in maniera simpatica questo Ibrahimovic che si dice che venga in Italia ma non arriva mai, hanno giocato col fotomontaggio e hanno inventato una dichiarazione dell'allenatore del Pescara, Ibrahimovic verrà a Pescara e si giocherà il posto con gli altri attaccanti in rosa. Ci hanno giocato, però è diventata una roba virale, i tifosi sono scatenati, ha girato tantissimo. A questo punto Veronica porta la follia, almeno virtualmente. Dopodiché hanno continuato a giocarci sopra, vedete il Pescara Calcio che proprio dall'account ufficiale dichiara Ronaldo è andato negli spogliatoi perché si è reso conto di aver indossato la maglia sbagliata. Quindi Ibrahimovic e Ronaldo al Pescara. Boh. Questo è un duello tra cane e gatto, diciamo così. Diciamo, perfetto. Può capitare, andiamo avanti. Robin Van Persie pare che sia cambiato un po' fisionomicamente recentemente, devo dire. Veronica? Ma sei te quella della foto? No. In realtà? No, adesso. Cioè, più contenuto il tuo retro. Tatuaggi. Sì, è un po' più piccolo. Hai tatuaggi anche lì te? Veronica, dimmi pure. Allora, dici in presa diretta che cosa c'è qui e che cosa c'è qui, Veronica. No, io ho la Fenice che arriva giù. Ah, è la Fenice. Che rinasce proprio dal divino. Total volti. Rinasce dal divino. Dalle ceneri. Hai le ceneri lì sotto, fumanti, e lì rinasce. E tac. Che quella da tac che rinasce. Più bello. Ecco, avevo detto alla regia, questa settimana stiamo un po' più calmi e naturalmente, la regia, perché io conto qualcosa ancora in questa trasmissione, naturalmente. Da zone a Veronica, lo leggi tu? No, non legge. Andiamo avanti. Finito. A posto? Ok. Allora, stiamo abbastanza volgendo il termine. Voglio due domande secche agli ospiti, poi andiamo in ostico pronostico. Allora, Luca, Conte vorrebbe dei rinforzi a gennaio, ma per il momento tirano dei nomi non proprio esaltanti di giovane speranze. Non sarebbe meglio puntare su qualche usato sicuro? Oggi da 24-48 ore si fa il nome di Mertens. Sì. Che è un giocatore in scadenza di contratto che se il Napoli o perderà a parametro zero... Si sarebbe offerto, diceva la Gazzetta dello Sport stamattina, addirittura. Il Napoli o perderà a zero a giugno, oppure se vuole provare a monetizzare 8-10 milioni... Non male però, Mertens, non sarebbe un... Io lo prenderei, alla grande che lo prenderei. Però serve anche qualcosa a centrocampo, serve un centrocampista di... Tipo Nainggolan? Nainggolan fino a giugno sta dov'è, anche se obiettivo... È una battuta, chiaro. Però hai visto come si è ricaricato la Cagliari? È un grande rimpianto perché è un giocatore che mi piace tantissimo, è un giocatore che sta facendo benissimo, però la società ha deciso di epurare 3 persone. La società. E se il presidente quindi ha deciso Icardi, così... Icardi, Nainggolan e Mastrangelo. Ha deciso la società. No, chi l'ha deciso? Conte. Conte. No. Conte. Conte, secondo me, invece, qualche duro se lo sarebbe anche tenuto... Conte diceva, metto a posto Icardi, non lo tenevano Icardi, no? Lì è Zhang che l'ha detto no. E no è... Messaggio. Credo. Gatto. 2 mesi di finto malato. Gatto, concentrati per una volta. Ha avuto più coraggio Sarri a togliere Ronaldo o Ronaldo ad andarsene dallo stadio prima del controllo antidoping? Allora, innanzitutto ha sbagliato andare via perché poteva rimanere lì, addirittura mi ha detto che è andato via prima del 90esimo. Anche perché sappiamo che allo Juventus Stadium l'antidoping non lo fanno i giocatori della Juve. Ascia però!
Grazie però! Con l'applauso anche! Forza Semprini! Per dire, per dire, per dire. Zitto, zitto! Ogni tanto ce l'ha cassata sempre, ma... Direi quasi, azienda, no, io l'apprezzo. Azienda agricola Juventus, no, direi io, quasi. Io l'apprezzo quando dice... no, dai, non doveva andare via, non doveva... Magari negli spogliatoi è incassato, però andare via prima del 90esimo è stato un coglionazzo. Grazie, grazie un per coglionazzo. Il tuo contributo. Ostico pronostico. Ti amo campionato, ti amo campionato, perché non sei passato, no, no, non sei passato. Prossimo weekend, campionato fermo, noi quindi lunedì prossimo ce ne andiamo al Nikita con Mastrangelo e andiamo a vedere invece i pronostici per le partite tra due settimane, a cominciare da Bologna-Parma e vado da Magrini che tra l'altro lavora allo Junior Cervia, se non sbaglio, che è una società che da... collabora proprio con il Parma e con il Bologna, quindi è un derby per te questo qui. Sì, Bologna-Parma, chi lo vince del tuo derby? Ma io credo che sia una partita da vedere, per me viene fuori un pari, un 1-1, un 2-2, gol lo faranno sicuramente, però diciamo vinchi il migliore, un 1-1, una partita 1-1. Aperta al 100%. Atalanta-Juventus. Prima, volevo fare un saluto da Davide, scusate, non me l'ho dimenticato, Davide, i ragazzi della terza media di Rocca San Casciano, grande Davide. Tutta Rocca San Casciano ci segue, volevo dire. Tutta? Tutta la terza media, come si chiama la scuola? Anche il sindaco? Inquadriamolo, inquadriamolo. Come si chiama la scuola? Non si... non ce l'ha mai. Ce l'ha poco. Non ce l'hanno. Inquadriamolo. La scuola. Perché hai voluto tirare nel mezzo sto ragazzo? Grande Davide, si stava godendo la trasmissione. No, perché volevo salutare tutta la terza media della scuola di Rocca San Casciano. Andiamo avanti. Atalanta-Juve, dai. Atalanta-Juve è la prima volta che perderemo. Dovevi dire Atalanta-Juve, devi dare un risultato, hai coinvolto la scuola. Atalanta-Juve è la prima partita che andiamo a perdere. 2-0. 2-1, dai, 2-1. Bello, bellissimo, bellissimo. A questo punto Toro-Inter, approfittane. Allora non è un periodo... Non è che come al solito l'Inter va poi a perdere. È un periodo che azzecco gli pronostici, me la voglio tirare anche un po'. Ho azzeccato il 2-1 col Brescia, il 2-1 col Verona e dico che sfatiamo anche questo tabù Torino che insomma cerca sempre tutti gli anni di romperci l'uovo nel paniere e ancora 2-1 per l'Inter. 1-2, Torino-Inter, chiudiamo con Milan-Napoli. 2-1. 2-1 Milan, andiamo. Qui meriterebbe l'espulsione, no l'ammonizione. Meriteresti l'espulsione. Dai, Mattalea. Tira. Fai tre giri, neanche uno, tre giri meriteresti. Dai. Ok, allora abbiamo una maglia da regalare. Qui mi dicono che c'è un omaggio di una maglia che vogliamo dare. Eccola qui, la diamo ai ragazzi della Livio Neri. Sì. No, sono loro che la regalano a noi. Irruzione. Vieni. Ciao. Ciao a tutti. Allora, abbiamo pensato di fare un omaggio alla trasmissione intera. Le maglie, bene o male, sono taglie, diciamo, che vanno bene a tutti. Una 3XL per il gaddo. L'abbiamo vanno bene a tutti. Stavo per dire. Una 3XL è un top. Vanno bene a tutti. A tutti gli altri. Vanno bene a tutti, quasi tutti. Perfetto, grazie mille, allora grazie. Benissimo, grazie, in bocca al lupo, resta qui che grazie, facciamo i saluti, grazie. Allora ringraziamo Livio Neri, una persona di Filippo Rioli, il capitano qui al mio fianco, Fabio Semprini, grazie di essere stato qui con noi, Gianluca Gattoni, Luca Mastrangelo, Giancarlo Magrini, Veronica Bagnoli, buonanotte! Ma mi liberate! Simulation.